Beh, le persone si identificano, li abbiamo identificati nel momento in cui sono stati fotosegnalati. Nel momento del fotosegnalamento questi soggetti ci siamo resi conto che avevano una serie di alias diversi e tra l'altro la maggior parte dei quali erano tutti assolutamente puliti, avevano una fedina penale intonsa queste persone. L'unica ad avere precedenti specifici tra l'altro era la donna ed era l'unica che non era riuscita a sottrarsi fino a ieri sera a un controllo di polizia e al riscontro dell'attività illecita commessa. Alla base di tutto la collaborazione tra la squadra mobile e quella volante è stato trovato in un terreno vicino a Pescaiola alcuni oggetti e da lì poi è scaturita l'intuizione, insomma, che magari questo gruppo di persone potesse essere responsabile di alcuni furti, insomma, che sono verificati ad Arezzo. Sì, l'attività nasce da una sinergia particolare che si è creata tra gli operatori ieri sera della mobile e i colleghi della squadra volante, un'intuizione seguita da un'altra serie di intuizioni e di conferme investigative che sono arrivate e l'attività svolta in collaborazione squadra mobile, squadra volanti con l'ausilio del reparto prevenzione crimine ha portato al risultato. Abbiamo visto 6 fucili, dove sono stati rinvenuti? I fucili sono stati rinvenuti all'interno di un box dove era stata stoccata più che occultata tutto il resto del materiale trafugato, con la particolarità che i fucili erano stati nascosti in una controsoffittatura del box. Questa controsoffittatura è stata rotta a un certo punto, nel momento in cui ci siamo resi conto che i fucili non erano venuti fuori ma abbiamo trovato solo le cartucce, nella profonda convinzione che queste persone fossero quantomeno colpevoli della ricettazione di queste armi, abbiamo aperto la controsoffittatura e fortunatamente rinvenuti i fucili dimostrando di aver ragione. Abbiamo visto fucili, ci sono dei quadri, mountain bike, insomma ci sono vari oggetti di varia natura, erano tutti destinati al mercato rumeno? Verosimilmente sì, la maggior parte di questi acquisti illeciti vengono poi di solito settimanalmente, ogni 15 giorni caricati su un furgone e portati all'estero, di solito in Romania, per essere rivenduti. Alla base ci può essere anche un po' di superficialità da parte dei cittadini, soprattutto nella custodia di armi da fuoco, come in questo caso specifico? Beh, custodire, essere detentore di un'arma da fuoco comporta sempre una serie di rischi e di responsabilità e di attenzioni maggiori. C'è una normativa assolutamente precisa e rigida per la custodia delle armi da fuoco, che impone il rispetto di determinate regole basilari sia per la custodia sia per il maneggio delle armi. Il consiglio che può essere dato è l'essere sempre assolutamente scrupolosi, perché a volte la routine porta a commettere degli errori che possono costare caro sia in termini di incidenti sia in termini di sicurezza della conservazione dell'arma, che può essere sottratta più o meno facilmente da un ladro che dovesse entrare nelle nostre abitazioni.